Quale migliore ambasciatore dei luoghi del Trasimeno nel tempo e nello spazio di Pietro Vannucci, universalmente noto come il Perugino? Nelle sue opere il paesaggio diventa arte, oltre il concetto puramente geometrico di prospettiva. Ed è il paesaggio, nel suo continuo dialogo con la figura umana, che infonde ai quadri del maestro di Castel della Pieve quell'aria angelica et molto dolce, per cui divenne famoso nelle corti italiane del Rinascimento. Quei panorami fatti di colline che degradano in pianure di alberi, che si riflettono in acque tranquille, percorse da contadini e uomini d'arme, quei paesaggi dalle tinte leggere, immersi in brume senza tempo, non sono genericamente umbri, sono solo e inconfondibilmente i paesaggi del Trasimeno. Un paesaggio che è mosaico di saperi, sapori, odori, in cui la gastronomia diventa tessera importante, sempre più conosciuta e amata, ricca di storia e tradizioni ispirate a quella stessa armonica semplicità che caratterizza il territorio. Ovviamente il pesce lacustre ricopre un ruolo predominante, ma la cucina del luogo non è un monologo tutto ittico, ma un dosato dialogo tra carni e pesci, a cui fanno da sfondo i famosi vini DOC della Strada del Vino del Trasimeno, per non dimenticare i legumi rari e assolutamente tipici, la fagiolina del Trasimeno e lo zafferano. Sin da lontano, Magione ci appare sormontato dalla mole quadrangolare della grande torre di difesa, costruita tra il XII e il XIII secolo dai cavalieri gerosolimitani. Nella bella piazza, recentemente restaurata, ci aspetta il Palazzo Comunale, nella cui sala consiliare sono conservati gli affreschi del Dottori, che, meglio di qualsiasi pagina scritta, ci raccontano la storia di Magione. L'antico borgo non fortificato, sicuramente di origine romana, con il nome di Pian di Carpine, dette i natali al primo e più noto tra i discepoli di San Francesco, appunto Giovanni da Pian di Carpine. Solo alla fine del 400 Magione prese il suo nome attuale. Infatti Machiavelli ci parla nel Principe della congiura ordita nel 1502 dalla potente famiglia romana degli Orsini, che fecero una dieta alla Magione nel Perugino contro lo strapotere del Papa Alessandro VI e di suo figlio Cesare Borgia, il Duca Valentino, proprio qui, nell'ospedale fortilizio di San Giovanni. La pesca è sempre fiorente sulle sponde del lago. Nel museo di San Feliciano possiamo apprendere le storiche tecniche ancora oggi praticate. Proseguendo lungo le rive, si schiudono i tesori degli antichi borghi, in cui rimane intatto lo spirito dello spazio medievale, denso, liquido e pervasivo. Isola Polvese, oasi di tranquillità e armonia, dove le poche tracce dell'uomo si adeguano ai ritmi della natura che ci donano un tempo fuori del tempo. Thank you.
Fondato dai Romani nel 290 a.C. come avamposto nelle storiche guerre contro Chiusi e gli Etruschi, il borgo di Piegaro è immerso in boschi di cerri e roverelle. Questi boschi, che sembrano non finire mai, hanno donato alla comunità piegarese una grande tranquillità, ma anche una storia importante, proveniente da lidi lontani nel tempo e nello spazio. Nel 1292 la Serenissima Repubblica di Venezia proibisce con un editto la fabbricazione del vetro in città a causa dei continui incendi provocati da questa manifattura. Molti artigiani si rifugiarono a Murano, ma tanti altri si sparsero per la penisola e furono proprio i lussureggianti boschi di questa zona a far fermare a Piegaro alcuni dei maestri dell'arte del vetro. Questa attività fu immediatamente così fiorente che già nel 1321 vengono commissionate agli artigiani piegaresi dalla fabbrica del Duomo di Orvieto sia le tessere pregiate per i mosaici che le vetrate dell'abside e del transetto. La produzione, con alterne vicende, non si è mai interrotta da allora e ne possiamo vedere le testimonianze sia nel Museo del Vetro che nelle stupende fornaci. Federico di Montefeltro volle per sé alcuni maestri piegaresi per iniziare, anche nelle sue terre, la fabbricazione del vetro per stoviglie pregiate. Ulteriore testimonianza della storia del territorio, le residenze dei marchesi Pallavicini, in centro, e la splendida dimora dei Della Cornia, che ci appare poco fuori le mura del borgo. Il nome stesso di Panicale ne indica l'origine antichissima. C'è chi lo fa risalire a Pan, la divinità romana dei boschi, chi al Panico, la spiga che compare nell'araldica del comune. Posto come spartiacque tra il bacino lacustre del Trasimeno e le valli del Nestore e della Chiana, il borgo di Panicale mantiene intatta la forma ellittica del castello, di cui si hanno notizie già nel X secolo. Un ovale quasi perfetto, con al centro la piazza della corte, con la chiesa di San Michele Arcangelo e la vasca poligonale del 400, trasformata poi in fontana. Salendo si giunge nel punto più alto del borgo, dove si staglia, imponente, il palazzo del Podestà, intorno al quale si dipanano a cerchi concentrici le abitazioni e le strade fino alle mura. In una di queste stradine troviamo il piccolo gioiello settecentesco del Teatro Comunale Caporali, originariamente del Sole, completamente in legno, poi restaurato nella metà dell'Ottocento ed ora perfettamente recuperato e funzionante. Pregevole lo storico sipario che rappresenta la consegna delle chiavi di Perugia a Boldrino Panieri, il comandante panicalese che nel 1386 cacciò i mercenari bretoni nella battaglia di San Mariano. Ma le opere d'arte più preziose si trovano fuori dalle mura. La chiesa della Madonna della Sbarra, con la bella facciata seicentesca in laterizio. La chiesa di San Sebastiano, appena fuori di Porta Perugina, edificio modesto, ma che contiene due gemme uniche, lo splendido affresco del Perugino, raffigurante il martirio del santo, e l'affresco della Madonna con bambino. Non possiamo lasciare Panicale senza aver visto il Museo del Tulle,
con le testimonianze dell'Ars Panicalensis. Fu così chiamata da Anita Belleschi Grifoni agli inizi del Novecento, l'antica arte del ricamo su tulle, che già nel XIV secolo era fiorente in questo territorio. Alla fine degli anni 90, l'amministrazione comunale ha fondato una scuola al fine di tramandare l'antica tecnica artigianale. Ci avviamo nella strada del Ceraseto che da Panicale ci porta nel vicino borgo di Paciano, tratto dell'antica via Romea, strada di pellegrinaggi. Ma ancora prima di raggiungere la nostra meta, ci imbattiamo nel santuario della Madonna della Stella. Si racconta che un pellegrino, ospite di una locanda di Paciano nel 1561, vide per 3 sere consecutive il raggio di luce di una stella colpire un'edicola dedicata alla Madonna. La notizia si diffuse tra la popolazione, che volle fortemente la costruzione di un santuario. E quell'edicola originaria è ancora contenuta nell'altare maggiore. La costruzione geometrica del borgo, risalente alla prima metà del XIII secolo, è molto precisa e ci fa pensare all'intervento di un progettista esperto. Forse proprio quel frate Elia, consigliere di Federico II, molto attivo con i suoi architetti in questa zona. Il numero 3 pervade tutto il piccolissimo borgo. Uno dei più piccoli tra quelli riconosciuti come borghi più belli d'Italia. 3 le porte e nel baricentro del triangolo, che si ottiene congiungendole, si trova l'ingresso della chiesa di San Giuseppe, detta di dentro. Le attività artigianali ancora praticate nelle strade, nei cortili. Una sensazione precisa sulla storia di queste contrade. Comprendiamo perché fosse scelto un tempo come sosta preferita e privilegiata dai pellegrini che andavano verso Roma, percorrendo la via Romea, affascinati dall'amenità del luogo.